Il 23 luglio, giorno della vigilia della festa della Madonna di Costantinopoli, si celebra la messa al porto con la benedizione del mare e la processione del quadro. Siamo alla vigilia della festa della Madonna di Costantinopoli. Come tradizione, fra qualche istante, il quadro che rappresenta la Madonna verrà portato in processione da alcuni rappresentanti dei pescatori di Agropoli fino al porto, dove all'inizio del vecchio molo ci ritroveremo per la celebrazione dell'Eucarestia. Dopo di questa, insieme con il quadro, il parroco su una imbarcazione si recherà al centro del porto per la benedizione del mare. È un modo per invocare, attraverso l'intercessione della Madonna da parte del Signore, la benedizione non solo sul mare, ma su tutti coloro che hanno a che fare con il mare, su coloro che dal mare traggono il proprio sostentamento come pescatori, su coloro che attraversano il mare per diletto o per necessità. Ricordiamo che la benedizione viene fatta soprattutto alle persone, perché sono le persone che possono portare dentro di sé il bene e possono portare dentro di sé purtroppo anche il male. Allora invochiamo attraverso la Madonna la grazia divina perché in tutti quanti noi si possa sempre di più fare spazio per il bene da realizzare, da compiere nel nostro lavoro quotidiano, nello svago così come anche nelle necessità.